I due comuni, come abbiamo sentito, hanno presentato questo progetto alla Regione. Di solito grandi idee, grandi progetti. È stato partorito un piccolo topolino o altro? No, assolutamente. È un progetto veramente fantasioso, dove non ha ragione di esistere, in quanto propongono la bellezza di 182.000 presenze, cioè le presenze che vengono prodotte in tutta la regione toscana. Come è possibile quando noi nelle nostre terme abbiamo 20.000 presenze e produciamo un fatturato di 5 milioni di euro, con un costo del lavoro di 2 milioni e 4, che è l'incidenza dovuta del 50% sul fatturato prodotto da un'azienda? Com'è possibile proporre 5 milioni a regime contro 558 mila euro di costi del personale? Significa che le attuali 240 persone non lavoreranno più, ma ne lavoreranno 50 persone. Quindi in questa lotta, diciamo così, in questa battaglia, i soggetti di riferimento non sono più i due comuni, ma la Regione Calabria. Che cosa chiedete quindi alla Regione? Quindi noi chiediamo alla Regione Calabria che questo progetto presentato dai due comuni sia completamente annullato e che la Regione Calabria prenda in mano la situazione affinché le terme lugiane, che sono le terme migliori in campo europeo come acqua e come tutto, non vadano a finire.